E perché voglio partire da qui? Perché noi, l'avete detto in tanti degli interventi, siamo in un paese che ha attraversato e sta tuttora attraversando una grande crisi dentro processi continuati di divisione. Questa è l'operazione che è stata costruita sistematicamente, legge per legge, governo per governo, dei quattro che abbiamo visto in questi ultimi anni, che ogni volta costruivano un punto di divisione del lavoro. Quante volte abbiamo sentito levarsi voci che ci raccontavano che il problema erano i migranti, voci che poi tacevano quando si scopriva la schiavitù in agricoltura, allora improvvisamente calava un velo di silenzio, perché non bisognava ammettere che stavamo arretrando così. Quante volte abbiamo sentito dividere i lavoratori pubblici dai lavoratori privati, i garantiti e i non garantiti, quelli che vivrebbero sulle spalle del paese. Quando poi ogni volta il Parlamento si prova ad alzare il tetto degli stipendi dei dirigenti pubblici, sparisce improvvisamente l'argomento che ci sarebbero i garantiti o i non garantiti. Quante volte ci siamo sentiti dire: ma ci sono i garantiti e ci sono i giovani fuori, ci sono quelli che stanno nelle scuole e ci sono quelli che non hanno la possibilità di andare a scuola, e così via. Si può pensare di cambiare un paese se si continuano a dividere i lavoratori tra di loro? Io credo che sia la prima domanda che bisognerebbe farsi. Perché se si pensa che si può cambiare un paese dividendo i lavoratori, allora si ha l'idea che quel paese non è più fondato sul lavoro. E non è solo un problema di quel che dice la Carta Costituzionale, è che mi verrebbe da chiedere: e chi produce la ricchezza per tutto il paese per farlo andare avanti, se non ci sono i lavoratori? C'è qualcuno che ancora crede all'illusione, quella che ci ha portato nella grande crisi, che bastava avere denaro per produrre altro denaro, che possiamo vivere di derivati, di titoli tossici e di finanza che si scambia in giro per il mondo? Quando si invoca, come purtroppo ho sentito invocare, il fatto che bisogna tornare a un'idea ottocentesca, non moderna, anzi forse ancora prima, all'idea che ciò che metterà insieme questo paese è che l'imprenditore possa fare quello che vuole dei lavoratori che ha. Questa è la modernità e il cambiamento del paese. Oppure siamo di fronte in realtà all'idea che, siccome non ci sono risposte rispetto a quale modello sociale si vuole, si inseguono, in questo caso sì, i poteri forti, perché non si ha il coraggio di contrastarli. Questo è il punto in cui siamo. Che risposta deve dare un sindacato a questo punto? Deve dare, credo, l'unica risposta che ci insegna la nostra storia, l'unica risposta possibile, quella che dice: noi mettiamo al servizio, in realtà del paese, ma preferirei dire del lavoro, la forza di chi diritti ne ha, posto di lavoro ce l'ha, perché quelli che non ce l'hanno entrino nei luoghi di lavoro e possano avere i loro diritti. Fosse chiaro questo lavoro, il cambiamento che questo paese spende per creare lavoro, oppure ci stiamo raccontando un mucchio di fandoni? E dove sono gli investimenti? Possiamo, dopo 6 anni in cui non si è spesa una lira per creare lavoro, neanche uno, possiamo chiedere se cambiare verso non vuol dire cominciare ad investire? Possiamo chiedere se cambiare verso non vuol dire smettere di pensare questo paese come diviso a metà, con un nord che va da una parte e un mezzogiorno abbandonato, ma torna ad essere un paese che insieme si interroga e risponde ai problemi? Non è questo cambiare verso, perché sennò è la continuità, è la continuità delle politiche che abbiamo visto in questi anni. È la continuità di un modello che pensa che basta abbassare la condizione dei lavoratori per far ripartire gli investimenti. E la mala realtà per chi sostiene queste cose è che neanche abbassando le condizioni dei lavoratori sono ripartiti gli investimenti. È dura dirla, certo, è duro prendere atto che il paese è messo male,
e che non si può continuare a far finta che basta qualche cerotto per rimettere a posto la situazione. Vogliamo discutere di un quarto di attività produttiva in meno in questo paese, figlio della crisi? O qualcuno vuol dire che è figlio dell'articolo 18 e dei diritti dei lavoratori? O forse è figlio del fatto che non sono fatti gli investimenti? Forse è figlio del fatto che ogni vertenza che facciamo, l'impresa che abbiamo di fronte ci dice che l'energia in Italia costa il 30% in più. Quanto vale in un'azienda di produzione elettrica il costo del lavoro? Meno del 10% del suo costo. E allora è quello il tema che impedisce di abbassare il costo dell'energia, di fare una politica di investimento? Quanti soldi sono stati spesi nella ricerca in questo paese? Quanti lavoratori abbiamo che sono ogni giorno sotto le sedi dei centri di ricerca per cercare di garantirsi di non essere cacciati ogni qualche mese dai loro contratti precari, che spiegano ogni volta che i programmi di ricerca non vanno a trimestri, per cui ogni trimestre si può interrompere o ricominciare con altri rapporti di lavoro. E siamo pieni nel mondo di studiosi che ci dicono che la geografia del territorio da un lato e la ricerca pubblica sono le risorse su cui i paesi hanno costruito le loro ricchezze. Ma saranno tutti matti nel resto del mondo? C'ha ragione solo l'Europa, l'Europa della moneta, neanche tutta l'Europa, che continua imperterrita dentro l'austerità e continua a essere il continente che va male mentre il resto del mondo riparte? Qual è il momento in cui per cambiare tiriamo una riga e diciamo va bene, la crisi non si contrasta così? A furia di riforme, a furia di compiti a casa, a furia di rigore, a furia di tagli, questo paese ha affrontato un altro pezzo. E siccome noi, esattamente perché siamo coloro che determinano la ricchezza di questo paese, di affondare siamo stati, pensiamo che bisogna cambiare. E per cambiare bisogna ripartire da delle cose che non sono neanche così difficili, perché le conosciamo tutte. Bisogna partire da quella cosa che si chiama fare una politica economica, non una politica contro il lavoro, una politica economica. E allora possiamo continuare, ce l'ha detto il compagno della centrale dell'Aquila, che motivazioni darà il comune di Salerno per la vendita della centrale? Che gli ha tagliato i trasferimenti, che non c'ha una lira e che per dare i servizi ha bisogno di vendere l'azienda. E questo sarebbe il cambiamento alla modernità? Oppure questa è la dimostrazione che si è fatta una politica sbagliata? Allora forse bisogna ricominciare a fare quella piccola cosa che ha reso grande il nostro paese, che è quello che si fanno gli investimenti nel territorio, che si mettono a posto le scuole, che si fanno i lavori di manutenzione del territorio, che si curano le persone, che è tanto lavoro, che si salvaguardano le aziende che funzionano e magari le si fa investire, che si fanno queste cose in più. Sono le risorse che non ci sono e noi vorremmo dire anche una tassazione locale che un po' selvaggia un po' a caso. E noi siamo sempre con loro, pronti ad affrontare i problemi. Quanto è trovare la composizione di quel servizio, di quella situazione, per continuare a rispondere ai cittadini? Però una domanda gliela facciamo. Finisca lavoro. Pensano davvero che si possono separare i destini degli altri? Quello ci raccontano tante famiglie. Questo mi pare importante. E siccome il Presidente del Consiglio ci ha detto una cosa importante e una preoccupante, tra l'intero e la parte di stabilità, si dice per il valore di 1 miliardo, farne un po' di più, 1 miliardo probabilmente non ci serve a mettere in moto una macchina significativa di investimenti, ma se poi ricominciamo a dare situazione alla spesa e così via. E questo cambia verso. O questo è esattamente in continuità con le ultime 5 leggi di stabilità? Noi cominciamo a pensare che non abbiamo dei mazzi di 3.
sensazione che gli prevale è che non ha un tempo finito di nascere. Non ha un tempo finito che non sa se una persona non sa se ha ancora la cassa integrazione di deroga. Non ha un tempo finito una persona che non piglia lo stipendio da mesi e che non sa quando ricomincerà a lavorare. Non ha un tempo infinito che aspetta la conferma di un contratto e vive regolarmente di quell'attesa. Delle vendite, delle gare, delle aste, non sa che fine farà. Siamo vecchi di questi boschi, potremmo dire. Sappiamo che il tempo costruisce delle cose, che le soluzioni non sono immediate, ma quello che ci fa dire che non c'è più tempo è che non ne abbiamo ancora a vedere che qualcosa cambia, non che si sta riproducendo un modello continuo che ha sia di essere uno straordinario grande paese. E guardate che abbiamo attraversato anche questa crisi con una straordinaria dignità e tenuta. Stringe i denti da lungo tempo alle famiglie che hanno compensato l'assenza, compensato i servizi che sparivano e che oggi rischiano di tornare in una condizione di indebitamento, quando tutti quei soldi che negli ultimi 20 anni non hanno messo nell'economia reale negli investimenti. Io credo che così dobbiamo dargli un'altra speranza. Dobbiamo dargli la speranza, quella che vuole la dignità delle persone. E credo... l'agricoltura debba avere un voucher invece di avere un rapporto stagionale. Non è proprio nessuno che mi dia una risposta da questo punto di vista. E a quelli che dicono che perché il lavoro costa troppo, vorrei chiedere dov'era il Parlamento quando invece permetteva che tutte queste forme di lavoro costassero poco. Perché a un certo punto le domande tornano, eh? Non è che si possono solo fare a quelli che hanno subito delle situazioni. Qualcuno può dirmi allora, 10 anni fa, 12 anni fa, era una scommessa. Abbiamo provato a vedere se introducendo la flessibilità sarebbe cambiato qualcosa. Ma come per le politiche europee, per le politiche del lavoro, c'è un momento in cui tiriamo una riga e misuriamo che cosa ha prodotto e che cosa ha determinato. E si è prodotto qualche milione di precari, si è prodotto nel mezzogiorno la sommersione di tanto lavoro, e si è prodotto il fatto che noi abbiamo il maggior numero di articoli di settimanali del mondo europeo che parlano di schiavitù nei luoghi di lavoro. Forse possiamo dire che non va bene quel modello lì e che la vita di salari bassi. Possiamo parlare di queste cose? Facciamo a volo? Ci riusciamo? Una battuta? Sì, 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 no. Abbiamo atteso fino adesso. No, lo so, perché se comincia con le strette di mano non ce ne andiamo proprio più.
per far scendere in alto. Sì, sì. Ragazzi, ci facciamo un po' più. Giusto un attimo, così andiamo in onda col telegiornale, altrimenti non ce la facciamo. Prego, segretario.